il ventre marcio della Costa Azzurra. Marsiglia è sempre stata un approdo sicuro per i traffici di droga, un porto franco di commerci di ogni genere. Il nucleo di una tradizione criminale lunga decenni che da quelle parti chiamano il milieu. Marsiglia è un centro nevralgico da sempre dei traffici. Basta pensare che dal 45 al 70 c'è stata la famosa French Connection. I francesi hanno inondato gli Stati Uniti di eroina. La French Connection, il valzer della droga proveniente dall'Asia che veniva raffinata a Marsiglia per essere smerciata in tutto il mondo. Per tanti anni l'Italia è stata a guardare. Per non intralciare i traffici marsigliesi, Raffaele Cutolo cambiò le rotte del contrabbando di sigarette, deviando le sue barche verso l'Adriatico. Ed è a Marsiglia che avevano imparato a raffinare la droga i mafiosi siciliani, quelli che poi hanno assunto il monopolio del traffico di eroina dalla metà degli anni 70 in poi. I rapporti con la mafia in generale, con la criminalità italiana, sono sempre stati pessimi, anche se da sempre Cosa Nostra, soprattutto la Camorra, hanno sempre avuto basi molto forti a Marsiglia. Cosa Nostra capisce che il grande affare non è più solo quello della distribuzione della droga, ma della raffinazione. Per cui i marsigliesi, i chimici marsigliesi vengono importati in Sicilia per aprire le raffinerie. Ma c'era un uomo che aveva capito tutto, il giudice Pierre Michel, che aveva collaborato con Giovanni Falcone, mettendo le mani sulla filiera della French Connection. Lo hanno ucciso per questo, nel 1981. Pare che questo giudice avesse sviluppato delle indagini che provavano l'alleanza tra la criminalità organizzata a Marsiglia e tre ambienti della società marsigliese, che sono l'imprenditoria, la finanza e la politica.